1, 2, 3, prova. Prova, prova. Prova. Vai, vai. Amici sportivi di Otto Channel, buonasera e benvenuti al Paladoa, dove è iniziata da qualche minuto la sfida tra Benevento e Fondi. Ci scusiamo per il piccolo inconveniente tecnico avuto e per questo ritardo. Rientriamo con una grandissima parata di Alessio De Cristoforo, col punteggio di 3-2 per i giallorossi. Rete sannite filmate da Buonocore, Andrea Sangiuolo e Stanislav Petricco. Come sempre al mio fianco c'è Antonio Schipani. Antonio, meglio di così non si poteva iniziare. Sì, la cosa bella è che ha iniziato col pio giusto Alessio, i due Alessio che in genere tardano a carburare. Oggi li ho visti veramente entrare in partita sin da subito ed è quello che ci serviva, che il Fondi è una compagine ostica, non per niente è seconda in classifica. Eccolo Buonocore, ancora lui! 4-2 Benevento. Secondo, Antonio sta rispondendo con un'ottima prestazione alle critiche delle ultime settimane. Le critiche non sono mai così fatte per fare, voglio dire. Se criticavamo il motivo c'era, non stava giocando un granché bene. Do palla dentro, c'è ancora la parata di De Cristoforo, ma c'è anche parata, il fallo di Giuliano Sangiuolo. Poteva starci un rigore qui. Devo dire, però anche qui era due minuti per Stanislav Petricco, contatto irregolare con Di Manno e quindi si accomoderà sullo scanno della panchina per 120 secondi il giocatore ucraino. Antonio, questo è quello che bisogna evitare, le inferiorità, perché in questo momento una squadra come Fondi ci punirà. Certo, non perdona. Esatto, però voglio dire, il loro pivot è anche lui un ragazzo di quasi 2 metri, puoi vedere in mezzo ai nostri come è più alto, quindi è difficile da marcare. Partita completamente diversa quella contro Ancona, che è una squadra con caratteristiche diverse, perché appunto Fondi ha un pivot forte fisicamente e sicuramente anche più bravo tecnicamente di quello di Ancona. Questo ragazzo è stato spesso nel giro della nazionale, adesso chiaramente anche lui ci avrà una trentina d'anni, ne è uscito, però è stato un ragazzo di interesse nazionale, quindi ancora dice la sua. Buonocore per Andrea Sangiuolo e c'è la parata però D'Angelis, poi testa, prova il tapin ma era già nell'area di rigore. Può ripartire Fondi. Eravamo andati al tiro nonostante l'inferiorità, va bene, voglio dire, vedi? C'è il pallonetto di Di Manno, sublime la giocata del numero 15 di Fondi. Però Antonio, 4-3 con l'uomo in meno, un possesso è stato difeso bene, l'altro abbiamo concesso un gol. Vabbè, derivante da una grandissima giocata, quindi può starci. Sì. Dobbiamo far trascorrere questi 2 minuti, magari riuscire a metterla dentro adesso. Però vedo i ragazzi in partita, ecco... Pensare alle ultime. Giuliano Sangiuolo ci parla a distanza, D'Angelis para. Dove abbiamo concesso i primi 10 minuti, almeno stavolta, almeno i primi. Qui indecisione di Alessio De Cristoforo e c'è il gol del numero 22 De Torre. Un 2 minuti, 2 gol subiti. Avevi ragione a dire che non ti perdonano, ancora non passa, non è completamente. Ormai Fondi è una squadra che conosciamo bene, è la terza volta che viene a Benevento in 2 anni, perché l'anno scorso è stata qui sia durante la regular season sia nella playoff, quindi mai conosciamo bene gli uomini di Giacinto De Santis. Attenzione, Buonocore prova dalla distanza, una conclusione alta, altissima. Possesso Fondi. Antonio, una domanda per iniziare. Potrebbe col passare dei minuti arrivare un po' di affaticamento a livello fisico, visto che mercoledì sera c'è stata comunque una partita molto dispendiosa, mentre Fondi ha riposato, si è allenata bene, possiamo dire, non ha riposato ma si è allenata bene per tutta la settimana. Sicuramente, lo sai, anche dal punto di vista psichico, tanto c'è tentativo di contropiede, voglio dire. Alessio Buonocore
c'è lo spazio, il pallonetto e c'è il gol di Bonacode. 5-4 Benevento. Anche dal punto di vista psichico è stata una partita difficile, però c'è anche l'entusiasmo, sai. Possiamo dire infatti che quando si vince non si sente la stanchezza. Esatto, bravo. Da qui la fallo. Vittoria è la medicina di tutti i mali, quindi per noi questa partita assume una discreta importanza, perché il Fondi è secondo e noi con questi tre punti potremo rientrare nel giro delle prime quattro a pieno titolo, devo dire. Giuliano Sangiuolo deve provarci, c'è Caleb De Angeli e D'Angelis, grandissima parata. Questo deve essere un portiere esperto, anche che lui sa il fatto suo, anche lui un bel portierino ai tempi. Giuliano Sangiuolo dalla distanza, però trova il valco sotto l'incrocio. 6-4. E c'è il primo time out chiamato da Giacinto De Santis. Guarda, Antonio, 11 minuti, peccato dirò, per quell'inferiorità numerica, esatto, altrimenti perfetti ragazzi. Veniamo da una serie di partite dove abbiamo vinto a Roma con la Lazio bene, abbiamo vinto male con l'Alcamo, ma è stata una questione di testa lì, perché sapevamo che eravamo superiori, abbiamo visto insieme la partita. Poi a Gaeta purtroppo c'è pesato un errore a 30 secondi dalla fine, se no anche lì abbiamo rischiato di vincerla. Con l'Ancona abbiamo vinto, quindi diciamo siamo in un buon momento, speriamo di continuare anche oggi in questo momento positivo. In mezzo a questi match c'è anche quello vinto a Roma con la Lazio, con la Lazio, sì, l'avevo messo nel primo, buona prestazione, sì. Perciò oggi sarebbe la ciliegina sulla torta veramente di un periodo positivo. Poi battere i Fondi significherebbe anche recuperare qualche punto in classifica, esatto, contro esatto, una diretta contro concorrente, anche con e anche rispetto a Ancona. Ancona ha perso malamente sabato scorso a Fondi, mi sembra 37-25, quindi palla alta di Manno e c'è il gol. Vedi, 6-5, gli buttano la palla e lui la prende, diciamo è come il pivot del Fasano, chiaramente con qualche anno in più, come Maglione sfrutta le sue doti fisiche. Petericco per Claudio Tessa, Benevento prova a tornare sul più 2, vediamo Petericco ancora, c'è Bonocore, fallo su Bonocore. Non c'è il rigore. Difesa in aria. Anche qui graziati comunque. Gli arbitri stanno arbitrando bene. Ringraziando. Visto i precedenti qualche esatto, settimana fa. Non ci possiamo lamentare. Giuliano Sangiuolo per Alessio Bonocore, va da De Angeli. C'è bisogno però di arrivare a una conclusione anche abbastanza velocemente. Petericco, Claudio Tessa. Difetta nel fatto un bellissimo controllo. Azione di scalare è sfuggita la palla a Tessa, purtroppo Tessa che non è nelle migliori condizioni. Intanto qui parata di Alessio De Cristofaro. Tessa, dicevo, non sì, è nelle migliori condizioni, anche un forte purtroppo mal di schiena, ecco, vedi, tanto eccolo qui Claudio Tessa, si riprende anche lui nonostante il dolore, ecco, chiede il cambio adesso con Chiumiento in campo. Ha chiuso bene la sua prima parentesi in campo però Claudio Tessa, di rabbia, con grinta, con sì, voglia tenere per la maglia, possiamo dire. Problema. Ho parlato con lui prima della partita e mi ha detto che non sa quanto sarebbe, non sapeva riuscito, quanto sarebbe durato, perché il dolore era forte. Abbiamo anche Petriccico con ancora lo stesso problema. Tanto dalla distanza De Torre non perdona. 7-6 il punteggio al Palado quando sono trascorsi 13 minuti e 45 secondi. Diceva Antonio, anche Petriccico non sta sì, benissimo. Lo stiamo curando, sta giocando proprio perché diciamo sono le ultime partite dell'anno e quindi questa è quella con l'Ancona, altrimenti se era durante il campionato si sarebbe dovuto fermare. Tanto grande qui, parata, grandissima qui parata del sostituto di D'Angelis.
Si tratta di Gionta. Milosevic affondi, prova a tornare in parità. Torre Milosevic con la De Torre la sotterra, cioè ottima. Stiamo parata facendo di Alessandro Cristoforo. Una bella difesa, veramente. Una gran bella difesa. Intanto De Angeli e c'è ancora Gionta che para. Grande parata del portiere, anche se portiere basso, para a terra e noi tiriamo a terra. Giustamente, bisogna tirargli sulla testa. Antonio, tatticamente parlando, dentro Chiumiento, fuori testa, intanto tiro fuori dallo specchio di Geno Sangiolo. Fuori il ruolo Chiumiento. Esatto, il ruolo di testa è un ruolo delicatissimo, nel senso che... Tanto De Angeli in questo caso minuti, fa fallo, si becca un giallo, ma evita la punizione massima, temporanea. Però sarà però rigore. Rigore c'era tutto. Il rigore c'era tutto, forse c'era anche un probabile due minuti, però anche fino ad ora con questi due arbitri nulla da dire. Sta procedendo tutto per il meglio. C'era Milosevic sul punto di battuta contro Alessio De Cristoforo, che è un portiere che di solito tirerà una si botta, esalta sui rigori. Prontato Milosevic, trova l'angolino basso e realizza il gol della parità, 7-7 al Palladio tra Benevento e Fondi. Che il ruolo di testa è un ruolo abbastanza delicato, perché gioca il destro di mano e diciamo lì è il ruolo del mancino, però voglio dire anche Antonio è un ragazzo che si adatta. Qui Murato Petric come riconquista la palla, ha tirato abbastanza da fermo Stanislav. Tanto Giuliano Sangiolo e Gionta palla ancora, poi c'è Andrea una bella palla conquistata da Andrea Sangiolo che subisce fallo, questa d'esperienza Andrea. Ma per i fratelli questo è una sorta di derby, di perché derby. Loro hanno giocato alcune stagioni nel Fondi quando qui a Benevento non avevamo la squadra. Tanto qui Gionta anche fortunato, perché parla con un piede la conclusione di Petricco. Fortunato ma anche bravo questo ragazzo andando dall'altra parte. Non è abbastanza fortunato De Cristoforo, perché il tiro del numero 8 Lauretti va a segno, quindi sul passo Fondi. Sorpasso Fondi, speriamo solo temporaneo. Giuliano Sangiolo, intanto Claudio Tessa ancora a bordo campo, non, forse non riuscirà a rientrare in campo. Qui Gionta fa un'altra parata con i piedi, sta facendo la differenza questo ragazzo momento, appena entrato. Sì. Riccardi subisce momento, fallo. Sì. Milosevic gli ha permesso tra l'altro di spingere parata qui di Alessio De Cristoforo. Abbiamo messo l'occasione di contropiede per Caleb De Angeli in palleggio. Andrea Sangiolo va via, c'è lo spazio per De Angeli che non sbaglia e realizza l'otto pari. Si è infilato letteralmente tra i colossi del Fondi, lui che è piccoletto. Ben assistito da Andrea Sangiolo. Sta crescendo molto Caleb, Antonio. Possiamo dire che, devo dire che alla lunga sta venendo fuori. È stato veramente un ottimo acquisto questo ragazzo. È venuto da noi in sordina e si sta ricavando tutto il suo spazio con grosso merito da parte sua. È un ragazzo che si impegna tantissimo. Ha acquisito convinzione nel corso dei mesi. Intanto ci sono i passi. Di De Torre c'è la possibilità di contropiede per Stanislav Petricco, subisce fallo da Lauretti. Palla nelle mani di Giuliano Sangiolo che va dal fratello Andrea. Ancora per Giuliano. Dicevo, le parate del portiere gli hanno permesso di giocare. Loro stanno avendo difficoltà contro la nostra difesa schierata. Le parate del portiere invece gli hanno permesso di giocare la seconda fase. E qui gli ha dato sfondo, ma decisione abbastanza strana. Vedi, come questa adesso Benevento con l'uomo in meno, perché Andrea Sangiolo deve recuperare la posizione. Infatti per Riccardi è un gioco da ragazzi, bucare la difesa giallorossa e realizzare il gol del 9-8. Decisione dubbia, Antonio, che sì, ha prodotto un gol in una ripartenza.
i loro gol sono stati quasi tutti così. Palla dentro per Andrea Sangiolo, non arriva il fischio. E ancora una volta il Benevento si trova a confrontarsi contro una seconda fase, c'è il gol questa volta di Conte in pochi minuti, più due fondi. Anche Stanislav, dobbiamo essere noi anche più furbi a non insistere su determinati schemi di gioco, nel senso che purtroppo il passaggio al pivot in questa fase non è redditizio, in quanto l'arbitro non fischia i falli che c'erano, ribadisco, però bisogna cambiare, magari anche perché loro l'attenzione al pivot ce l'hanno, quindi magari sono meno attenti poi dal perimetro, come è capitato con l'Ancona. Da quando però è uscito Claudio Tessa abbiamo subito in difesa questa, l'importanza di questo ragazzo con la maglia numero 11 che è esperto, sa benissimo dove posizionarsi, e la sua assenza in questo momento, esatto, si sente. Abbiamo pagato proprio la sua assenza in questa fase. Lo vedo pronto a rientrare, magari, speriamo. No, non è ancora arrivato, non il, è il momento suo. Il suo turno, per adesso sembra che il dolore sia diminuito, almeno vista l'espressione del suo volto. Anzi no, rientra in campo, stringe i denti Claudio Tessa, e rientra in campo con molta tranquillità. Andrea Sangiolo ha cercato di spiegare all'arbitro il fallo che ha subito. Chiaramente, come sempre quando si parla con gli arbitri, ognuno resta del suo parere, quindi, però magari, beh, ti faccio una battuta, Antonio, è già tanto che non si è preso due minuti, bravo, esatto. Siamo, però sai, abituati. È utile farlo con educazione, comunque significa mettergli una pulce nell'orecchio, magari la prossima volta lo vede con un altro occhio e presta un'attenzione diversa. È un rischio perché magari può guardare anche un fallo del pivot. Poi Andrea conosce bene questa coppia, essendo da tanti anni nel giro. Guarda Giuliano Sangiolo, e qui c'è il fallo, altrimenti sarebbero arrivati i passi. Un possesso palla importante questo. Petriccioco! Mamma mia! E questo ragazzo veramente sembra avere il braccio del più famoso connazionale, Vladimir Klitschko, campione del mondo di pugilato, peso massimo, esatto, anche lui. Un peso medio massimo. Non so se hai sentito il rumore, perché è stato delle mani, no, è toccato da, intanto c'è il contropiede, bravo, bravo Giunta, bravo questo portiere, bravo veramente, e questa è una giocata che conosciamo bene qui, perché solito falla Manuel Schipani. Tanto da quest'altra parte c'è il tiro di Lauretti che sfiora il palo, deve velocizzare l'azione il Benevento, sfruttare più possibile le ripartenze. Buonocore, tiro deviato, stavolta avvantaggiato. Quanta gioia dalla personale per Alessio, esatto. Buonocore, ci stiamo soffriamo in un minuto. Antonio ha recuperato il break da meno 2 a 10 pari, esatto, con i si denti. Si è sentito il rumore dell'impatto sulle mani del muro, ma in porta è arrivato un missile, lo stesso quello di Petriccico. Peccato. Oh, la palla contesa. Peccato. Ne esce bene Milosevic. Lascialo. Conte, Mancino. Vedi l'importanza del Mancino. Tira molto più facilmente da quel lato. Intanto testa non tanto ce la fa. Claudio proprio ha stretto i denti, ma è costretto a dare forse definitivamente forfè. E se ne aggiunge un altro. Purtroppo anche con l'assenza di Desiero sugli, esatto, esterni. C'è un problema anche numerico. Giuliano Sangiolo adesso, ecco, attenzione ancora Stanislav Petriccico, c'è Giunta che si conferma in un gran momento. Andiamo Giuliano Sangiolo, cambio di direzione, era riuscito nel fallo, anche se però sotto fallo, e quindi era entrato in aria insieme al difensore. Petriccico, Giuliano Sangiolo trova il varco, ma Giunta ancora si distende e respinge. Devo dire che li sta tenendo lui a galla, perché con 5 parate consecutive ha regalato 5 possessi alla sua squadra, e la palla a mano
Sì, significano eravamo tanto. Credo sul 7 pari ed è entrato lui. Il parziale 4-3 è a favore suo, ha subito solo 3 reti. Tanto fuori Lauretti, dentro Di Cicco, altro cambio per Giacinto De Santis che fa ruotare i suoi. Vedi? Tanto qui tiro di Milosevic, De Cristofaro non riesce ad opporsi, tanto giallo per Andrea Sangiolo. Beh, adesso è importante non disunirsi, non prendere 2 minuti per proteste, abbiamo già risalito la china 2 o 3 volte, quindi in questo momento loro dato, non mi sembrano... fallaccio su Stanislav Petric che mette male anche la caviglia sinistra, espressione dolorante per lui. Intanto qui Bonocore prova l'imbucata, vediamo se De Cristofaro riuscirà ad anticipare tutti. 2 minuti per Andrea Sangiolo. Come avevo forse detto, forse un fallo prima di reazione o una protesta, non siamo riusciti a vedere. Come avevo detto prima, l'arbitro è permaloso, l'altro non ci ha capito niente, la palla è nostra. Che cosa? Ci toglie il possesso, no, possesso palla. Possesso praticamente come fosse stata una regola retrattiva, tornare indietro, ma questo non è il rugby, però non avevamo mai visto tornare indietro un'azione così tanto. Però le novità vengono applicate tutte sul nostro campo, guarda, questa sarebbe da chiedere agli arbitri. Boh. Intanto Di Manno, la parata di De Cristofaro, adesso bisogna sfruttare l'occasione. Caleb De Angeli va fino in fondo e fa gol. -1 Benevento, bravo De Angeli. Intanto dall'altra parte c'è a terra Stanislav, Giuliano Sangiolo. Subito un colpo nel contrasto con Di Manno. Esatto. Per lui c'è stato bisogno dell'intervento del medico. Ma speriamo nulla di grave, perché siamo veramente ormai ridotti ai minimi termini. Beh, a quel punto bisognerebbe ricorrere ai giovanissimi. Ma mi sa che durante questa partita succederà, perché già abbiamo testa fuori. Però ma il capitano non molla. Il capitano non deve mollare. Gesto di intesa con Di Manno, del resto si conoscono bene. 23 non minuti è, non è la partita più uno per fondi. Mollare, bisogna stringere i denti, anche perché poi c'era un bel periodo di vacanza. Sì, circa un mesetto, poi riprendiamo, mi sembra, il 17 gennaio a Conversano. Partita difficile. È anche quella, poi ci aspetta Conversano, Siracusa in casa, poi mi pare che giochiamo ad Ancona il ritorno, e poi oltre a una sosta il Fasano, quindi diciamo poi belle 4 partite, perciò riveste un'importanza fondamentale questa. De Torre, bisogna difendere bene adesso. Beh, Petricco lo fa, di lì non si passa, c'è il muro ucraino. Tanto Milosevic, palo, poi la palla viene tenuta in campo ma persa allo stesso momento. Giovanni Sangiolo va, si avventa sopra, l'esperienza, riesce a darla a Bonocore. De Angeli, possesso giallorosso, e questa è una questa grande azione, proprio dire. Bravissimi ragazzi, veramente l'abbiamo tenuta proprio per i capelli, c'è tutta la voglia dei ragazzi di non mollare in questa azione, guarda. Adesso il cuore è uno dei segreti di questa squadra. Giuliano Sangiolo, palla al lato. Non niente, intanto c'è il tentativo di contropiede. Era andato fuori. De Torre, muro su De Torre. Poi palla ancora per Milosevic. Incredibilmente, lo sai chi la... Conte, c'è la Caleb De Angeli il muro. L'aveva murato Caleb. Il piccoletto del gruppo, poi Conte l'ha messa dentro. 13-11, ma l'importante è restare in scia, perché la partita, come ci insegna questa stagione, si deciderà negli ultimi 10 minuti. Sport. Bravo, Diciamo l'anno scorso, Antonio, l'abbiamo vista qualche partita vinta facilmente, sì, già al decimo della ripresa. Quest'anno
nulla invece. Ma quest'anno tutto molto equilibrato. Anche buono college, un altro miracolo. Almeno stavolta siamo stati fortunati nella respinta. Cimento torna da Giuliano Sangiuolo. Buonocore con la Giuliano Sangiuolo, Petricco la sua terra. C'è la palla di Gionta, poi ci sarà angolo. L'avevo vista l'ultimo da qui. A toccare è stato Milosevic. Cimento Giuliano Sangiuolo. Buonocore. Adesso abbiamo un po' di difficoltà, ci serve un'invenzione di qualcuno. Petricco, ecco, potrebbe essere due minuti. Matti, anche il pubblico protesta. Petricco col suo braccio armato. L'avevo detta, serviva un'invenzione. Questo è un gancio, uno dei suoi. Meno uno Benevento. Tanto Andrea Sangiuolo riconquista palla col palleggio. Va via, Buonocore solo contro Gionta. Buonocore, e sono 5 per lui. 13 pari, break annullato in 20 secondi. Applausi. Questa per è la palla a mano Benevento. Fondi cerca ritmo, Milosevic, De Torre è sempre lui. E passi questo, Conte sulla sinistra, sulla destra, incrocia col mancino. Palla sotto le gambe. 14 a 13 Fondi. Il mancino Conte, mi sembra, ha fatto 3 gol sempre tirando allo stesso modo, e il nostro portiere ancora evidentemente non lo ha studiato bene. Ma adesso Giustino Ciullo gli indicava di restare fermo sul primo palo. Vediamo. Alessio De Cristofo ha fatto segno di aver paura del pallonetto, evidentemente quel gol iniziale di Di Manno. Bellissimo. Intanto che Buonocore va fino in fondo, ma c'era fallo. Questa volta non ha applicato un vantaggio. Non ha applicato niente l'arbitro. È uno svantaggio questo, chiaramente, perché per il Buonocore! Questo è il suo momento. Date la palla a lui, perché in questo momento fa la differenza il numero 4 giallo rosso, Alessio Buonocore. De Torre dall'altra parte. Ancora gol. 15-14 Fondi. Ma il Benevento c'è, tanto possesso giallorosso. De Angeli, Buonocore, Petricco, Giuliano Sangiuolo, Buonocore, ancora Giuliano Sangiuolo per Petricco. Non c'è spazio per andare dal pivot. Buonocore, guarda, ci prova, difendono dentro, come suggerisce qualcuno alle nostre spalle, giocano con i piedi dentro l'area. Non è assolutamente ammissibile. Non è regolare. Non è regolare. In questo momento gli arbitri non se ne sono accorti. È stato tanto Petricco attento. Palo. Antonio forse si è rotto il palo. Sì. Un colpo pazzesco. Notiamo una piegatura. De Torre e Alessio De Cristofaro. Questa volta dice no. E qui dalla palla sciupata De Angeli si era distratto. Peccato. Peccato. Perché ad 1.15 dalla fine del primo tempo bisognava andare fino in fondo. Hanno qui Giuliano Sangiuolo con per l'esperienza, legge ruba la traiettoria, mette la palla in fallo laterale. Con la Fondi, con De Torre, c'è il rigore. Fallo di Caleb De Angeli. Comunque. Che manderà Milosevic dal dischetto. Serve un miracolo adesso di Alessio De Cristofaro. Servirebbe almeno un errore magari di questo giocatore. Milosevic contro De Cristofaro. C'è il gol di Milosevic. No. 30 secondi alla fine. Possiamo dire ultimo possesso per i giallorossi. Sì, anche se bisogna stare attenti di gestirlo, perlomeno senza subirne, andare a concludere insomma, esatto, negli ultimi secondi per non lasciare, certo, una discrepanza utile a Fondi. Tanto no look per Andrea Sangiuolo che va da Giuliano e fa gol. Quello che cercavamo. 5 secondi alla fine, bisogna difendere forte adesso. Conte ci prova la distanza, meno male. Una rimessa in gioco irregolare, andata bene così.
15-16, finisce così il primo tempo. Antonio, il Benevento è in partita, dove si può migliorare? Si può migliorare un po' nella difesa, perché in attacco abbiamo giocato abbastanza bene, loro sono una squadra molto alta e difficile da perforare, dobbiamo migliorare un po' nelle attenzioni difensive. Sportivi di 8 Channel, bentornati al Palato, dove è appena iniziato il secondo tempo della sfida tra Benevento e Fondi, con gli ospiti che sono in vantaggio per 16-15 e sono in possesso di palla. Con me come al solito c'è Antonio Schipani. Antonio, si ricomincia come si era finito, taglio interno di Conte, mancino alle spalle di Alessio De Cristofaro. È l'unico che siamo riusciti assolutamente a limitare ed è l'unico che stasera, devo dire, Alessio è abbastanza presente, però da questo ruolo non è riuscito ancora a fare una parata. Tanto Petricco, Giuliano Sangiuolo per Caleb De Angeli, che ci prova da lontanissimo Caleb e trova un grandissimo gol. Per uno con le sue caratteristiche e col suo braccino, possiamo dire, non è facile. No, in mezzo a segno, sti colossi, ti ripeto, magari ha sfruttato anche l'effetto sorpresa. Non se effettivamente, forse al Palato nessuno si attendeva, né sugli spalti né in campo, che provasse una giocata del genere. Ecco. Di Manno dall'altra parte realizza il gol del più 2, 18-16, subito punito il Benevento. Buonocore Giuliano Sangiuolo. Non riusciamo ancora a registrare bene la palla dentro per Andrea Sangiuolo, c'è il gol finalmente. La difesa, si gioca col pivot. Sì, ma in attacco stiamo giocando bene, siamo riusciti a cambiare varie soluzioni. È qui che non riusciamo ancora a giocare. Abbiamo cambiato chiaramente. Di Cicco viene fermato fallosamente. Abbiamo dovuto cambiare la difesa. Giuliano non gioca nel suo ruolo difensivo e forse i problemi vengono anche da lì, insomma. Però, che ricordiamo, nel primo tempo c'è stato il forfè di Claudio Tessa, che per un dolore alla schiena, mal di schiena, si porta dietro da qualche giorno, è dovuto uscire dal campo. Intanto palla recuperata da Petricco, che col fisico, no, look per Andrea Sangiuolo, che va ancora da Petricco, che non sbaglia, 18 pari il tandem Petricco Andrea Sangiuolo, va a segno. Mamma mia, ci sta facendo vedere Antonio. Allora, permettimi la battuta, un grande giocatore, ce lo dobbiamo godere qualche altro mese, perché poi non ci sarà più spazio per lui, perché veramente è un gran giocatore, un gran ragazzo, per cui farebbe la felicità di qualunque squadra. Di Cicco, cambio di gioco per Conte, ma questa volta non va stavolta al tiro, non tirano. Milosevic sono sotto passivo, prende fallo. Ecco, stiamo difendendo meglio. Adesso però deve arrivare una conclusione. Di Manno si gira e tira, non prende lo specchio della porta. E il Benevento ha il possesso del sorpasso. Monocore, Petricco, Giuliano Sangiuolo va nell'angolo da Caleb De Angeli, che finta di andare dentro, poi torna dietro, chiede calma Stanislav Petricco, che palleggia. Vedi l'esperienza. È eccezionale questo ragazzo. Si vede che è di un altro. Giuliano Sangiuolo è giunta. Ancora. Fa un'altra grande parata. Da quando è entrato questo ragazzo sta facendo la differenza. Secondo me, se fosse rimasto il portiere del primo dell'inizio, Benevento sarebbe avanti a meno di un paio di gol. Sì. Tanto da quest'altra parte Di Manno, numero 26, mette ancora Fondi in condizione di passare in vantaggio, 19-18. C'è il cambio, c'è del il cambio. Portiere nel frattempo. Dentro del numero 99 Ignazzi, fuori Alessio De Cristofaro, con Benevento in possesso di palla, con Giuliano Sangiuolo, Stanislav Petricco, Buonocore, palo, Andrea Sangiuolo, rete! 19 pari, applausi del Palato, il suo se numero 6. Se la ritrova, come sempre, Andrea tra le mani. La buttano via questa volta, meno male. Qui prendo in prestito una battuta di Carlo Ancelotti su Pippo Inzaghi. Sì, non è lui che va a cercare del pallone, è il pallone che ama Andrea Sangiuolo. Esatto. E va da lui per farsi spedire in porta. È una questione proprio di posizione. Alla fine sembra facile,
farsi trovare pronto. Ecco ancora qua. Dentro per Andrea Sangiolo, ed eccolo il fuoriclasse del Benevento che realizza la 20ª rete della sua squadra. 20-19 il punteggio dopo 4 minuti e 52 secondi. Abbiamo recuperato due reti e siamo finalmente in vantaggio. Adesso sono loro a inseguire. De Torre, tiro alto. Beh, Ignazzi Cera. Si inizia a giocare con fretta, no? Purtroppo. Questo è un possesso importante. Dentro per il Chiumiento. Giunta riesce a recuperare poi dall'altra parte. Ignazzi in uscita. Dice di no a Fondi. Con Di Cicco che già pregustava la possibilità di andare a realizzare una rete facile facile, invece è molto presente Ignazzi. Questo acquisto dell'ultima ora devo dire che è stato veramente fruttuosissimo. Di Manno per De Palla, ma c'era fallo. Rigore addirittura. Ma comunque Milosevic contro Ignazzi che contro Ancona ha parato un rigore a campana. Milosevic, la prima finta e poi c'è il gol. Beh, a nulla serve la spaccata di Ignazzi in questo caso. Questo ragazzo serbo credo ha un bel braccio anche lui, non guarda alla posizione, tira delle bordate terrificanti, per cui o forse diventa veramente difficile, però continuano ad essere in difficoltà con i loro attacchi. Questo è il primo gol dopo un po' di tempo segnato sul rigore. Petricco addirittura sotto le gambe e poi Andrea Sangiolo. Ma è difesa 21-20. In aria. Ci sarebbe anche ma per un altro no look di Petricco. È un piacere vederlo. Veramente è un piacere giocare. Vedere, ed è un peccato non poter essere al posto di Andrea. Con un giocatore un così. Po' di invidia, sì, ci sarebbe veramente tempi, da divertirsi. Divaghiamo un po', ai tuoi tempi chi c'era che dava tempi, quelle palle, chi giocava in quel ruolo? Giustino, Ciullo, Danilo, mio fratello, però devo dire che anche lui non avrebbe sfigurato insieme a noi. Stiamo Giuliano difendendo bene, intanto, vedi la differenza, loro hanno proprio difficoltà, hanno difficoltà. Milosevic, De Torre va fino in fondo, ecco. Gol 21 pari. Se un altro ottimo giocatore. Sì, 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 sì. Possesso giallorosso con Giuliano Sangiolo che aspetta Stanislav Petricco che si stava allacciando uno scalpino. Ancora Giuliano Sangiolo, vada Petricco. C'è lo spazio per Buonocore, Giuliano Sangiolo, vediamo se andranno dentro dal pivot o no. Adesso cerca ancora spazio facendo al largo. Buonocore si prende un muro. Andrea c'è comunque rimessa ha ricevuto laterale per più il Benevento. Passaggi perché loro il primo tempo erano più attenti su Andrea e hanno subito parecchio dai nostri tiri da fuori. Petricco! Eccolo il braccio armato. Non si bloccano, questi non si prendono. Te l'ho detto che sembra avere il gancio destro del connazionale Klitschko. Quando carica non ce n'è. Guarda, per nessuno. Erano anni che non si vedeva un tiratore del genere calcare i parquet italiani, cioè veramente il tiro non si vede. È difficile anche seguire la traiettoria, l'unica certezza è che finirà in fondo al sacco quasi sempre. Di Manno attacca Fondi ma trova difficoltà. Milosevic, la palla si stampa sulla traversa, poi ecco. La buona difesa di Chiumento. Sì, sì, Ignazzi sì. Ha sporcato il possesso e d'altronde Buonocore, vediamo se va fino in fondo, ecco. Palla dentro per De Angeli, troppa fretta, no. È qui fallo in ripartenza, fallo tattico di De Angeli, si becca 2 minuti per la seconda volta nella sua partita. Va a sedersi sullo scanno a fianco a Giustino Ciullo per 120 secondi e questa non ci voleva. Non ci voleva perché i due mi sembra che ne abbiamo patiti il primo tempo, uno Andrea Sangiolo e uno Petricco, li abbiamo subiti tutti. Ma lo stesso Caleb. Anche lui è il quarto, quindi 2 minuti.
Meno male, la buttano via ancora una volta. Continuiamo a difendere bene, però è difficile giocare in uno in meno contro di loro. Buono core, Andrea Sangiolo. Adesso Andrea va ad allargare la difesa di fondi, certo, per poi magari tagliare all'improvviso al centro della difesa. Gianlu Sangiolo, Petriccio, vediamo chi si assumerà la responsabilità di andare al tiro. Palla dentro per Andrea Sangiolo, e questi sono due minuti per Conte. Si ristabilisce la parità numerica ed è anche rigore. E ci sarà la possibilità di andare al dischetto. Vediamo se toccherà ad Andrea o a Stanislav. Stanislav sul dischetto. Questo è importante, anche questo rigore, riuscire a metterla dentro in uno in meno con la possibilità di giocare a quel punto. È anche una botta sul pareggio con la parità numerica, esatto. E sfruttare almeno un minuto e dieci secondi in superiorità numerica sarebbe veramente manna dal cielo. In questo campionato stiamo giocando questa partita. Vediamo bene. Vediamo se Petriccio sceglie la forza. Sì, col suo braccione destro. Non era il momento per fare 23 a 21. L'ha messa dentro di cattiveria. Più due Benevento. Ci vorrebbe un'altra grande difesa. Su Milosevic adesso. Dettore ci prova lui. Ignazzi, pala! Poi c'è il tentativo di Cicco. Questo è un gran gol. Trova l'angolo di Cicco. Giustamente Ignazzi aveva coperto il primo palo. Spostando anche il supporto. Non si è visto dove è passato il pallone. 23 a 22, ma mancherà poco alla parità numerica. Bonocore. Giuliano Sangiolo, Alessio De Cristoforo va lateralmente da Andrea Sangiolo. Buonocore prende il muro. Meno male. Fortuna, c'è l'angolo perché Gionta non riesce a recuperare la palla prima che la stessa. Adesso uscisse fuori. Buonocore un po' in calo. Buonocore questa volta fa gol, ma c'era il fischio. Tanto eccola la superiorità per il Benevento con De Angeli che entra velocemente in campo. Adesso bisogna andare a segno, adesso bisogna mettere un piccolo break. Petriccio! La sua terra! E questo, Antonio, è una traiettoria difficilissima da leggere. Sul primo palo, e infatti Gionta tra e poco fa sostituire anche e il portiere. Magari ci fa piacere questo. Gionta, che mi permetto di difendere, non ha nessuna colpa perché questi non si parano. Però a noi 24-22. Ci fa piacere, no? Noi sì. A noi ci fa piacere perché stava parando. Rimettere dentro quello che hai sostituito non è sempre un bene. Ecco, anche qui si è ristabilita la parità. Noi che ogni tanto facciamo anche i tifosi, perché giustamente certo, la Pallabano Benevento è la maggiore espressione di questo sport in Campania. Dettore intanto 24 a 23. Diamo che questa società è l'unica squadra campana a militare nella massima serie nazionale, quindi sì, è tutta la regione che deve spingere il Benevento verso grandi traguardi. Giuliano Sangiolo, Buonocore, ancora Giuliano Sangiolo, serve lo spazio. De Angeli finta di andare al tiro, poi scarica su Buonocore, c'è Giuliano Sangiolo, vediamo se si prende da lui la responsabilità. Ma ancora da Petriccio, Buonocore, bisogna andare alla conclusione. Questo però adesso, adesso è... eccolo per Petriccio, ancora lui da distanza siderale. È immarcabile stasera. 25 a 23. E gioca con una gamba in meno. Che poi la gamba d'appoggio, eh. Tanto Conte, Ignazzi! Pala Ignazzi! È il Benevento alla palla del più 3. Ignazzi significherebbe massimo vantaggio. Andrea Sangiolo, no, sfondo no. C'è il contropiede di Cicco, palla dentro per Di Mano che sbaglia. È fatta. È qui il dio della palla a mano. Non era messo le mani. Non era sfondo. Non era assolutamente sfondo perché il giocatore, il difensore era in movimento. Comunque voglio dire, le chiamate di sfondo sono sempre difficili da farsi.
Giovanni Sangiolo, Stanislav Petricco, ancora per il capitano Andrea, ci prova una bomba parata da D'Angeli, questa volta però era centrale la conclusione. Da parte Milosevic va da solo, fallimento per Di Manno, gol 25-24. Qua non l'ha chiamato, meno lì uno. Dà, qua no. Si scalda anche il pubblico del Palato, partita bellissima adesso, punto a punto. Simili, da una parte ha dato lo sfondo, dall'altra ha preferito non darla. Però quello che dicevamo bene l'altra sera, Antonio, con la Coppa Siciliana. Stesso metodo, ci sarebbero qui anche due minuti. Ecco i due minuti per è buono il giocatore del Fondi, Riccaldi. Va a sedersi a fianco a Giacinto De Santis. L'unica attenzione che dobbiamo avere, non dobbiamo prendere due minuti per proteste, magari prenderli per falli. Come... prendere i falli per evitare gol. Petric con la prima finta e poi con un lob delizioso. Con un lob dei suoi ormai. Ormai è il marchio di fabbrica sul rigore. Ha mandato praticamente a terra il portiere, poi palla alta. Il portiere sorride perché... ragazzo di esperienza, sa quando incontri un cannoniere all'altra genere... parte di Cicco, palla che finisce fuori. Qua si è visto sto ragazzo, si è visto arrivare praticamente una montagna addosso e ha buttato via la palla. Giuliano sta parlando troppo con l'arbitro. Bisogna restare calmi adesso. Bisogna stare tranquilli, questo è il momento topico. Mettere dentro questa è il troppo importante. Mancano 15 minuti. Andare sul più 3 a questo punto della partita sarebbe il massimo vantaggio. Certo. Buono core di Fetta nel controllo. Poi da De Angeli! Caleb! De Angeli! E il Nino senza il fatto suo. Giocatore argentino. Va a segno 27-24. E adesso Fondi ha anche la pressione di non poter sbagliare. Sono per non anche uno in meno, non dimentichiamo contatto. Che giocano Tira, grande parata di Ignazzi, c'è il contropiede per De Angeli, non viene sfruttato, con calma Petriccico, giustamente vuole andare dall'altra parte. Buono gol De Angelis, meno male che... palla questa volta, palla però, ancora palla per il giallo Rossi. Che peccato Antonio, che peccato, peccato che era il più 4. Era un solco, era un vero solco per il Fondi in questo modo. Però ancora non è finita. Buono core De Angeli! Infatti! Ancora il Nino che viene da lontano. Va a segno, 28-24. Punteggio alto che fa bene al Benevento. Si rigioca Giunta. Adesso è pronto Giunta. Perché D'Angelis è escluso la parata su Andrea Sangiolo, sinceramente però, ci ha capito poco, ma dobbiamo dire la verità, però gli sono arrivati anche tiri imparabili, tutti i gol, esatto. Adesso bisogna difendere e Ignazzi dice di no Milosevic con una parata eccezionale, centrale, blocca la sfera, sta nella porta nostra adesso. Buono gol, fine in fondo Alessio, buono gol, carica il Paladua, 29-24, time out per De Santis e boato della panchina giallorossa. Un po' in Antonio... ritardo l'allenatore del Fondi si è giocato il time out, devo dire in ritardo, ha aspettato di andare a meno 5, si vedeva che già era un po' di tempo che subivano. Chapeau per il Benevento in questo frangente, ti dicevo prima 5 gol di vantaggio adesso Antonio, non sono pochi. Quest'anno è la migliore partita che stiamo giocando. Avevamo fatto una partita simile con l'Ancona e purtroppo quella lì ce l'hanno, vedi, la fretta di ritornare in campo, di voler recuperare, non hanno nemmeno tenuto tutto il minuto che avevano a disposizione, non ci stanno capendo quasi nulla. Dicevo, con l'Ancona purtroppo c'è stata annullata dal giudice sportivo, ma in quel momento stavamo giocando una grande partita. Punteggio alto Antonio.
per la prima volta qui al Palazzo. Loro sono una squadra che segna tantissimo e quindi però stasera stanno subendo ancora di più. Speriamo che di continuare così. 5 gol a questo punto sono tanti, Adesso bisogna soprattutto evitare il blackout. Con un'inerzia da parte nostra, è nelle nostre mani l'inerzia della partita al momento. Quindi non sono solo i 5 gol, ma è l'inerzia. Speriamo che questo minuto non ce l'abbia tolto. 17 minuti del secondo tempo al Palau e il Benevento vince. Adesso 29-24 contro Fondi. Di Manno, palla persa, ma c'è fallo. Il cronometro, speriamo che non lo guardino i ragazzi in campo, lo guardiamo solo noi, Michele. Bisogna continuare così. Il tiro Ignazzi ci mette le mani ancora una volta. Possesso giallo rosso, possibilità di andare sul più 6, di mettere in ghiaccio questa partita. Guarda, stasera con calma Petricco, il portiere ci sta dando quello che ci ha dato con l'Angona. La differenza rispetto a mercoledì è che mercoledì in attacco non riuscivamo a segnare con la stessa facilità. Lui stasera sta facendo le stesse parate, però ci stanno servendo appunto a scavare questo solco nei confronti del fondo. Dobbiamo continuare così. Andrea Sangiolo, Petricco, Bonocore sbaglia ma poi è fortunato a riconquistare la palla. De Angeli con la Bonocore, Petricco è una bomba anche questa ma finisce alta. Gionta va da Di Manno, Milosevic con la Di Manno per De Torre, si va al largo, poi Bonocore ci mette le mani, Milosevic protegge la palla sull'attacco di Andrea Sangiolo. Per poco non c'era un altro possesso per la squadra di casa. Lascialo. Palla nell'angolo e Ignazio dice di no due volte, è area. Due volte dice di no anche quando il tiro non era valido. Grande parata di questo ragazzo. Quando va in trance agonistica diventa impenetrabile, veramente. Caleb De Angeli, Giuliano Sangiolo, Alessio Bonocore, Stanislav Petricco, il Benevento ha il possesso del più 6. Petricco dietro la schiena per Andrea Sangiolo. Fallo giusto, si è sentito addirittura il colpo che ha ricevuto il numero 6 giallo rosso. Applausi in questo momento anche per lui. Petricco fa finta di tirare, prova da Giuliano Sangiolo, vediamo se opterà per il tiro. Deviato gol, 30-24. Incredibile il Paladua, una delle corazzate del girone. Sì, sta sì, perdendo sì, contro sì, il Benevento. Sì, calma ragazzi. Guarda Ignazzi come è presente, esce, ha visto i compagni in difficoltà nel passarsi la palla sul pressing del Fondi, si è fatto subito vedere. Questo significa essere concentratissimo. Anche grande personalità, Antonio, perché assolutamente. Essere arrivato giovanissimo, 19enne, un anno del 20. Esatto. Giuliano Sangiolo ci riprova, questa volta non peccato, è fortunato, ma ha forzato un po' sì, questa sì, situazione. Bisogna gestire, giocare anche col cronometro adesso. Cambio di gioco per Milosevic, che arriva puntuale a ricevere la palla e subisce fallo. Però Antonio, questa è una difesa che fa ben sperare. Comunque ci sono i ragazzi nostro, perché devo dire, infatti si stanno lamentando un po' i ragazzi del Fondi, giustamente, perché era andato via. Palla dentro per Di Manno, non rigore. È gol, rigore e due minuti per Chiumento. Tanto De Santis ha messo dentro Conte, quindi un mancino l'ha rimesso dentro. Questo è Antonio, 30-26, serie di vantaggio con un 30 rigore 30-24, scusa, serie di vantaggio con un rigore da fronteggiare. Ma adesso è il momento decisivo. Cominciano le partite, cominciano adesso. È chiaro che preferisco Milosevic una finta e poi c'è il gol. Preferisco cominciarla con più 5 rispetto che meno 5. Però non è assolutamente finita. Io credo, non per nulla loro sono secondi in classifica. Beh, questa è una grande squadra, dicevo prima. Loro hanno la perso seconda corazzata di questo sì, girone. Sì. Loro hanno perso, credo, solo ad Ancona. La partita d'esordio del loro straniero, beh, col Fasano. Perché col Fasano ci perdono tutti? E a Siracusa.
hanno perso solo altro tre campo partite. Difficilissimo, esatto. Per cui per cui credo veramente siamo al momento facendo una vera impresa. Antonio, a proposito di Siracusa, Siracusa e Benevento sono le mini vaganti degli ultimi due anni di questo girone? Beh sì, sicuramente quest'anno l'Ancona devo dire vista qui due volte è una sorpresa, perché secondo me sta a più punti di quanto ne meriterebbe per quello che si è visto. Poi in anche casa, un calendario favorevole possiamo magari, sì, dire magari in casa io non li ho visti, per cui può essere che quando vanno in giro ci sia qualche giocatore in meno rispetto a alle partite che fanno fuori casa, per cui quest'anno c'è anche l'Ancona tra le mine vacanti. Sì, noi ci siamo. Con la partita di stasera, se riusciamo a portarla a casa, diventiamo di nuovo una pretendente, perché appunto come dicevo prima andremo a giocare a Conversano e dopodiché viene il Siracusa qui che è una diretta concorrente. A quel punto ce la giochiamo. Antonio, prima bisogna fare questi sì, tre punti sì. Perché vedi, hanno cambiato la difesa, farebbero tutta la differenza del mondo. E questo è un manca problema. Manca un uomo Petriccio praticamente in questo caso. Beh, Bonocole. Loro l'hanno cambiata adesso perché siamo in meno, però attenzione, dentro per Andrea Sangiuolo, Giuliano riconquista la palla e prende due minuti per De Torre, e adesso la differenza di non c'è più, anche se è un ragazzo d'esperienza. Per cui è stato Giuliano con grande capabilità, dopo aver fatto un errore ha recuperato veramente da campione. Esatto, si è ritrovato subito la palla, ma questo è quando sei concentrato e sei in partita, vedi? Reagisci un centesimo di secondo prima degli altri. Sarà possesso giallo-rosso in parità numerica. Comunque tutt'altro clima questa partita, con cavalleria in campo, giocatori che si conoscono, che si stanno dando le botte, ma nel pieno rispetto e senza alcun tipo di polemica. È una coppia arbitrale che sta sbagliando qualcosina, ma non sta forzando, ecco, la partita. Intanto rigore, eccolo qui. E due minuti anche per l'alto di mano. E questa è una grande azione di Alessio Bonocore, che stasera diamo a Bonocore quel che è di Bonocore. Assolutamente, come abbiamo in altre occasioni stigmatizzato le sue partite, stasera è veramente l'uomo in più di Petriccio. Antonio, ci saranno 40 secondi con la superiorità di un uomo e poi addirittura intanto qui Petrizzico ci fa parare il rigore. Peccato, Gionta continua a fare la differenza. Vedi, non si può mai dire, bisogna sfruttare però adesso questa occasione. Non si può mai dire, nella palla a mano non si può mai dire. Riccaldi, passivo Milosevic, Di Manno, c'è bisogno, deve andare a concludere Fondi, altrimenti rischia di ricevere un passivo. Milosevic ci pensa lui, tiro alto, una bomba anche questa, però per fortuna era un missile terra-aria. Bisogna sfruttare l'uomo in più adesso che difende in quattro Fondi. Tra poco ci sarà addirittura il doppio uomo in più per la pallamano Benevento. Palla dentro per Caleb De Angeli, non c'è spazio. Bonocore dall'altra parte, Andrea Sangiuolo, Petriccico la finta e il gran gol di Petriccico! 31-25, ancora più 6 Benevento. E anche questa è una grande giocata. Ha adesso mandato... c'è la doppia superiorità numerica, ha mandato via il difensore, questo è un possesso. Riccaldi e Ignazzi Pala, ma non bisogna lasciare queste conclusioni. Sì, hai ragione, che subire gol adesso no, significherebbe l'altro... tenere in partita Fondi. Questo minuto va sfruttato. Conte tiro fuori, Ignazzi, c'è il contropiede di Bonocore che va tutto solo contro Gionta. Alessio Bonocore, Bonocore, 32-25 più 7. Stasera è spettacolo qui, Michele. Applausi che sentite in sottofondo,
sono tutti per questi ragazzi con la maglia rossa che stanno facendo la differenza contro quella che, ripetiamo per l'ennesima volta, essere la seconda corazzata del girone C, squadra che l'anno scorso aveva vinto qui nella regular season aveva vinto... che è arrivata anche fino in fondo, quasi nella playoff scudetto, tra le prime sei. Era arrivata a giocarsi i playoff tra le prime sei. Grande difesa di Antonio Chiumento. Questo ragazzo quest'anno sta facendo dei progressi eccezionali, guarda. Un difensore come fuori ruolo, intanto Milosevic trova un gol che è nelle sue caratteristiche. Antonio, mancano sei minuti, sono sei. Michele, non è lunghezza di vantaggio. Non mi voglio assolutamente esprimere. Conosco bene, troppo bene questo sport. Parliamo a un minuto ancora dalla fine. Ci sarà da soffrire, assolutamente. Buonocore in palleggio. Come se va fino in fondo, può andare dentro. Passi, vedi? Fallo contro. Ingenuità qui dei giallorossi. Milosevic e Ignazzi. Dice di no, e c'è anche il possesso per la squadra di casa, che è cosa molto importante in questo frangente. E qui si alza il coro Francesco, è già idolo. Giano Sangiolo, Petricco, bisognerebbe trovare il gol in questo caso. Vediamo se si va da Andrea Sangiolo. No, da Caleb De Angeli. Gionta, palla alla grande. Poi Andrea Sangiolo si butta già sul tapino. Ma era aria prima. Aveva tocco schiacciato. Di Caleb De Angeli. Passi questo. C'è un fischiato passi. Il passi. Conte col mancino. Pallonetto. E aria. E aria. Vedi. Non vale. Il portiere che ti para in un determinato modo. Sto ragazzo Conte il primo tempo sembrava avere un braccio incredibile. È andato in difficoltà sul primo tiro, lui è rimasto fermo, gliel'ha stoppato sotto le gambe e adesso fa anche aria, quindi diventa veramente difficile. Perché Antonio, correggimi se sbaglio, quando trovi l'angolo chiuso che avevi scelto, ci pensi, devi cambiare idea e quindi ti trovi a terra. Assolutamente, bravo, visto che esatto. Nessuno è Michael Jordan, diciamo, che è popolare in aria. Adesso fa un doppio uomo, vedi? Questa è la difesa della disperazione, però. Monocore De Angeli per tenere lontano Petricco. Intanto qui c'è il fallo. Qua l'arbitro, grazie. Non ha voluto dare i due minuti. De Torre, perché c'era un principio di placcaggio al collo. Monocore, Petricco perde palla. Ecco. Uno contro uno. Contro Ignazzi che tocca la palla, ma alla fine Pestillo trova il gol. Queste sono le reti da non regalare. No, perché meno 5 fondi adesso, 32-27. Dobbiamo giocare fino in fondo con due uomini in più. È difficile perché marcano i due uomini più forti di... Ecco, vedi? Ancora fallo contro. Anche questo è un altro velocemente Pestillo. Errore. C'è fallo due minuti, e Petricco. Va fuori due minuti. Gli arbitri protagonisti. E riaprono la partita in questo caso. Ignazzi con l'esperienza che sulla carta non dovrebbe avere, allontana tutti. Perché protestare in questo caso è ancora peggio. Saranno due minuti da giocare senza San Petricco. De Torre gol. 32-28, spostato meno la porta. 4 fondi torna in scia, ma il vantaggio è ancora buono. Servirebbe un gol adesso. Ci vuole una magia, no? Una magia allo strega. E questi Michele. Sono i momenti di Andrea Sangiolo, eccolo in palleggio in mezzo a due. De Angeli, rigore. E ci sarebbero anche i due minuti qui, ma l'arbitro lo grazia. Adesso il fischietto per il capitano, onere e onore. Esatto. Sono tutti per Giuliano Sangiolo, uomo però che non teme queste sfide. Tanto attenzione il direttore di gara che va in panchina.
giallo per Giacinto De Santis. Beh, eccessive le sue proteste in questo caso, anche ma qui l'allenatore ha speso giustamente, l'allenatore sa che questa era il momento clou, una protesta importante perché esatto, potrebbe fare tutta la differenza del mondo, no, anche ma serve anche a innervosire il nostro tiratore. Capitano sul dischetto, palo per Andrea, recupera palla, non c'è fallo, tanto peccato, occasione persa dal Benevento che è costretto a difendere per un altro minuto senza Jones, senza Pedicco, Giuliano Sangiolo recupera palla, però si fa perdonare per quell'errore dal dischetto. Passo. Bravo il capitano d'esperienza, eccolo il fratello Andrea in supporto. Chiumiento, Andrea Sangiolo dietro per bravo Giustino, e c'è bravo il time out, bravo, quando bravo, mancano bravo 30 secondi al ritorno in campo di San Pedicco. E il possesso sarà giallo-rosso. Questo è un time out speso benissimo, perché adesso quando si riprenderà il gioco gli arbitri resetteranno il nostro possesso, quindi anche per un eventuale passivo si ricomincia da capo, quindi si potrà giocare per quei 30 secondi che potrebbero ripermettere 30 secondi sono a Pedicco di comunque c'è un'azione offensiva importante. Sì. Questo mettere dentro sto gol, peccato per il rigore di Giuliano, andare a più 5 a 2 minuti è importantissimo, veramente veramente importante. C'è un countdown importante, quello che porta a 28 minuti e 21 secondi nel momento in cui potrà tornare in campo Pedicco. In quel momento, se il Benevento non ha da subito gol, potrà tirare un sospiro di sollievo perché giocherà con il suo uomo migliore anche gli ultimi due minuti. Dobbiamo farlo il gol. Mancano due minuti a partire da adesso, alla fine della partita. Monocore, palla sprecata, c'è fallo contro, c'è Fondi che prova ad attaccare con l'uomo in più. Questo del Torre. Il Torre non se l'è sentita di andare fino in fondo. Mancano 9 secondi al ritorno in campo di Pedicco. Riccardo Ignazzi pala! È un altro due minuti. Ci stanno ammazzando gli arbitri come al solito, questi due. Poi alla fine per 3 secondi l'inferiorità sarà doppia. Anche il nostro giocatore ha commesso il suo errore, voglio dire. Era meglio concedere il gol che il 2 minuti in quel caso. Sì, lascialo tirare. Di mano dal dischetto, con lascialo Ignazzi tirare. Sotto le gambe, non devi, 32 non devi fare a 29 fallo. Più 3 con l'uomo in meno da giocare questi ultimi 2 minuti. Rientra Stanislav almeno. Antonio, serve il gol per mettere la parola fine a questa partita. Sì, servirebbe un gol. Andrea Sangiolo, passi di Andrea Sangiolo, c'è il contropiede di Manno, Pissillo, gol, si riapre tutto. Siamo imbambolati. 32-30. Gio Sangiolo va da solo. Chiumiento, il tiro, la parata. E palla di Riccardi, incredibile, ingenuità. Passi di Pissillo. Questo è un regalo. È un regalo che Fondi fa al Benevento. A 50 secondi dalla fine. Più 2 Benevento. Caleb De Angeli. Andrea Sangiolo con una finta. Bisogno di cedere palla, Pedicco ancora, sì, con esperienza, Giuliano Sangiolo. Adesso deve andare Andrea dentro. Sangiolo, Caleb De Angeli! È arrivato il gol! È finita! Del più 3, il Benevento batte Fondi a questo punto. Adesso a 30 secondi dalla fine, rosso? Rosso perché è il terzo. Rosso per i 2 minuti a Pedicco. Però Antonio, qui non si finisce mai di soffrire. Restiamo in tre. Da giocare in 3 uomini. Per fortuna che è arrivato quel gol di De Angeli. Possesso Fondi che andrà subito
a cercare il tiro del meno 2. Vediamo chi ci prova, Conte, ma difende bene il Benevento. Difende bene, intercetta di tiro palla, Pessile, e Ignazzi dice no! Era finita in ogni caso, Michele, era finita. E mette il marchio su questa vittoria. 10 secondi, 9, 8, il countdown verso la vittoria. Guarda l'arbitro, non si accorge nemmeno del... Fischia passivo, poi Pessile, va solo contro Ignazzi, fa gol, ma è finita! È finita! Il Benevento batte la corazzata Fondi, Antonio. Che partita!